Che cos'è la vitiligine? È una malattia che comporta una depigmentazione di alcune zone della pelle dovuta a una scomparsa delle cellule melanocitarie in quella zona. È una malattia, come dicevo prima, conosciuta fin dall'antichità, soprattutto nelle zone dell'Asia, India, perché lì è una malattia dal punto di vista sociale devastante. Quindi le persone che hanno la vitiligine sono allontanate da tutte le altre persone, quindi è un problema sociale molto importante. È una malattia, diciamo, non è una malattia rara, perché la sua frequenza va da 0,5 incidenza al 2%, quindi non è assolutamente una malattia rara. Ed è diffusa in tutto il mondo, non ci sono, tutto il mondo è colpito, la vitiligine è presente. Non ci sono grosse differenze, diciamo, tra uomini e donne, generalmente, insomma, ecco, non ci sono, diciamo, delle etnie colpite di più o di meno, qualche raramente ci sono delle zone un pochino è più prevalente, però generalmente, come dicevo prima, la prevalenza è 0,5-2% della popolazione. È una malattia, diciamo così, un po' insidiosa perché comincia con piccole zone di depigmentazione che possono insorgere intanto a qualunque età, c'è anche la forma neonatale di vitiligine. Quindi, ma anche in età avanzata, questo è 70-80 anni può cominciare, quindi non c'ha. Generalmente le forme che cominciano presto sono familiari. Diciamo, è una malattia che ha una genetica abbastanza evidente. Da un punto di vista clinico non dà sintomi, c'è solo una forma di vitiligine infiammatoria che presenta delle macchie chiare, bianche, con un alone eritematoso intorno, ma questa è molto più rara. Insomma, in confronto alla forma classica. E, come dicevo, si può presentare in vari modi, ci sono delle forme segmentarie, cioè che colpiscono soltanto alcuni segmenti del corpo, e delle forme non segmentarie che hanno una diffusione varia sul corpo. Poi la patogenesi, diciamo che sono quattro teorie patogenetiche, no? Che sono quelle neurologica, cioè alcune sostanze prodotte dal sistema nervoso periferico inducono vitiligine in alcuni punti del corpo con particolari meccanismi. Poi c'è la patogenesi dovuta a, diciamo così, ai radicali liberi, che è una di quelle più accreditate. Poi c'è la forma, diciamo, la patogenesi autoimmunitaria. Questo perché? Perché si sono trovati degli anticorpi particolari nel siero di questi pazienti che vanno a distruggere, che sono contro alcuni antigeni dei melanociti. E poi c'è anche il fatto che c'è l'associazione tra vitiligine e altre malattie immunologiche. Poi bisogna sapere anche che la vitiligine può colpire anche altri organi, perché i melanociti possono essere presenti, ad esempio, nell'orecchio interno, oppure a livello dell'occhio. Quindi una parte dei pazienti possono avere disturbi oculari, non sempre, o disturbi dell'udito. La malattia che può creare disagio anche a livello psicologico di solito. Sì, sicuramente sì. Diciamo che bisogna valutare anche questo aspetto dei pazienti, perché i pazienti sono molto preoccupati. Quindi sicuramente un aspetto psicologico è da considerare. È da considerare in alcuni casi proprio importante. Abbiamo visto pazienti che proprio hanno avuto depressione, altre situazioni psichiatriche proprio dovute a questa malattia.